insieme abbiamo fondato Blueberry a giugno di quest'anno. Chiedo scusa innanzitutto per i temi trattati, saranno sicuramente più banali, più a giusto livello rispetto a quelli precedenti. Cos'è Blueberry? Blueberry è, diciamo, in un contesto dove vediamo che la qualità della comunicazione è sempre più impersonale, ormai ci sono macchine che parlano con macchine, tutto molto astratto e molto meccanico. Noi abbiamo pensato di fare qualcosa per aiutare a comunicare ancora, nonostante siamo nel 2016, le emozioni, e i fiori sono appunto un veicolo ancora molto utilizzato per veicolare delle emozioni tra gli esseri umani. E il problema è che comunque oggi i canali ancora per acquistare fiori sono molto analogici, quindi ci sono sempre più che altro negozi fisici e qualche, diciamo, sito web. Non esiste ancora oggi in Italia una soluzione più digitale. Sì. Per cui noi abbiamo appunto creato questo servizio, che appunto è partito da qualche mese, ed è un servizio che appunto, come dicevo, permette di inviare fiori tramite smartphone ed è molto, diciamo, focalizzato sul messaggio che viene poi veicolato tramite i fiori. I canali, diciamo, di fruizione di questo servizio ad oggi sono due: il bot, che è partito a luglio, che riteniamo sia forse il primo bot italiano di e-commerce funzionante, nel senso che ha fatto ordini, e poi dopo il bot, il contrario di quello che si fa normalmente, è partita l'app per iPhone praticamente un mese fa, a novembre, a breve arriverà quella per Google Play. Come evolverà poi il servizio? Adesso, diciamo, siamo nella prima fase, per cui la parte di messaggistica è ancora piuttosto, diciamo, semplice. L'idea è quella di integrare proprio sia nell'app che nel bot una parte di messaggistica un po' più complessa, che consentirà di mandare, oltre al classico messaggio testuale scritto via quel bigliettino che viene recapitato con i fiori, anche una parte invece più digitale, che è appunto i video, le foto, i meme con le scritte e quant'altro. E poi successivamente invece proprio tutta la piattaforma che consentirà di tracciare tutta l'esperienza, quindi della consegna del prodotto fino al cliente finale, con la possibilità di fare rating poi della qualità del prodotto e catalogare poi tutti i negozi, perché quello che probabilmente l'ho detto è che comunque il servizio si basa su un network di fioristi locali, per cui un po' come fa Interflora, in ogni città italiana ci sono dei fioristi che sono a bordo del network e che fanno poi effettivamente le consegne. E adesso magari passo la parola a Simone, che mi parla proprio nello specifico invece del blog. Allora, adesso passiamo al motivo per cui siamo qua questa sera, dopo l'introduzione di Michele, che vi ha un po' spiegato il progetto Blueberry in generale. Abbiamo cominciato a interessarci del mondo dei bot dopo aver letto un articolo di David Mascus, credo a fine 2015, che diceva: tramite Messenger potete mandare fiori a vostra mamma. E Blueberry non esisteva ancora, io e Michele non ci eravamo neanche ancora incontrati, ma io ero già nel mondo dei fiori, anche se con dei negozi offline, e ho detto: che bella cosa, magari si può anche cercare di metterla in piedi. Dopodiché ho incontrato Michele, con cui avevamo lavorato tanti anni in Vodafone, in ambiente marketing, e dando vita al progetto Blueberry, dopo la famosa conferenza di Facebook di aprile, dove un po' è stato il momento zero della diffusione dei bot, anche se tecnicamente so che esistevano già prima, abbiamo cominciato a interessarci a questo mondo e sfortunatamente non eravamo di fronte a questa bellissima audience, quindi non abbiamo trovato nessuno che ce lo sviluppasse in Italia, non avevamo ancora neanche conosciuto Giorgio, infatti ci siamo persi l'evento di giugno, perché l'abbiamo incontrato dopo, però ci siamo iscritti a tutte le realtà su internet che cercavano dei beta tester. Questa società israeliana che si chiama Niala ci ha risposto, ci ha preso come early adopters del loro servizio e ci hanno sviluppato in 10 giorni quello che adesso vi mostrerò, che è il bot di Blueberry. Adesso vi faccio vedere proprio una registrazione del bot completo, che, come diceva Michele, è un po' lunga, è tutta l'esperienza d'acquisto. Allora, innanzitutto, come avete capito, noi non siamo sviluppatori, quindi non fateci domande troppo complesse su quello che vedete qui, perché noi non sappiamo cosa ci sono. Sappiamo solo che funziona, che la gente l'ha utilizzato. E che la gente l'ha utilizzato e che se arriva alla fine col pagamento noi mandiamo dei fiori. Quindi fateci delle domande, se le prenderemo le risponderemo in un secondo momento, chiederemo ai sviluppatori. Chiediamo.
Allora, si cerca il Messenger, vabbè, Blueberry, il nostro brand, e il bot parte con una home page di benvenuto, come tutti i bot su Messenger. Inizia con un linguaggio molto semplice, molto, molto colloquiale, e chiede di scegliere una città dove mandare i fiori. Per ora serviamo solamente l'area di Milano e alcuni paesi dell'Interland, con un negozio che è un negozio di mia proprietà di fiori. Viene poi chiesta la data in cui si vogliono ricevere i fiori. Io adesso qui avevo provato a scrivere una data che era lo stesso giorno, il bot risponde: non consegniamo in giornata, scegli un'altra data. All'inizio era molto rigido, accettava solo il formato giorno giorno / mese mese. Adesso invece abbiamo fatto introdurre un pochino di variazioni, quindi se gli si scrive 15 dicembre lo capisce ed è diventato un pelino più intelligente, ma non tantissimo. Poi si può scegliere se mattino o pomeriggio, si può scegliere l'occasione d'uso, cioè perché mandi i fiori, che per noi è la cosa un po' più importante per cercare poi di indirizzare il fiorista sul giusto mazzo da fare. E finalmente si vedono i fiori. C'è un'opzione per poter lasciare fare a noi, quindi un mazzo sorpresa, e poi alcuni mazzi di fiori. Qua ci sono alcuni mazzi di fiori, ad esempio, sono state gerbe, gialle. E poi c'è tutta la parte di dati necessari per fare la spedizione, quindi viene chiesto il nome e cognome del destinatario, il cellulare, nel caso il destinatario non fosse in casa, per rintracciarlo solo dopo aver tentato la consegna ma non essere riuscita, e qui chiediamo l'indirizzo anche con una battuta. Abbiamo cercato di utilizzare un linguaggio un po' colloquiale, che non fosse da web, da sito web, da app. Alla fine l'ultima cosa che chiediamo prima del riassunto è il messaggio, quindi tipicamente i fiori sono accompagnati da un bigliettino. In questa prima fase ancora mandiamo il bigliettino cartaceo, e dopo ci saranno le evoluzioni di cui ha parlato Michele prima. Il messaggio appunto viene poi scritto a mano sul bigliettino. Adesso ci ho messo un pochino a scrivere il messaggio. Come vedete, comunque è un bot a struttura rigida, perché quando l'avevamo fatto non avevamo parlato ancora neanche con Alessandro, che invece ci avrebbe potuto dare qualcosa di molto più intelligente. Ma per ora è a struttura. C'è un tema poi di costo. Sì, poi c'è anche il tema di costo, e in questo momento siamo a budget abbastanza limitato. Questo è il riassunto finale, poi c'è la conferma e si passa al pagamento. Il pagamento ora è stato fatto con un sistema molto, molto banale, che è PayPal Mint, per chi lo conosce. In realtà è un sistema per scambiarsi soldi fra privati, però era più veloce da implementare, in attesa che arrivi la soluzione di Giorgio, che ci permette, o la soluzione di Facebook, non so, una delle due. L'esperienza si conclude con la richiesta di denaro, che viene mandata direttamente dal bot. Poi qui non ho continuato, si entra nell'account PayPal, si paga, c'è un messaggio di conferma, e l'ordine arriva a noi con un backend che non esiste neanche, in realtà c'è un'email, perché non abbiamo neanche un sistema di backend in questo momento. E poi noi facciamo la parte fisica, che è quella della delivery. E tra l'altro la parte fisica include anche la foto del bouquet a chi l'ha ordinato, e la facciamo a mano quella ad oggi. Sì. Quindi una volta che il bouquet viene composto, poi noi mandiamo una foto del prodotto a chi l'ha ordinato, in modo tale da farli vedere quello che poi verrà inviato. Un po' di riscontri. Allora, il bot è uscito in una piccola business simulation a luglio, però poi l'abbiamo effettivamente aperto a settembre e abbiamo cominciato a parlarne a ottobre. Abbiamo raggiunto circa 400 utenti unici che si sono abbastanza divertiti. Era un audience, riteniamo, abbastanza tecnologica, perché ha avuto abbastanza successo il pubblicarlo su alcuni gruppi Facebook di startup e mondi tecnologici. Quindi si sono molto divertiti a navigarci dentro. Infatti 150 utenti sono tornati più di una volta, quindi più di un quarto sono tornati a provarlo in giorni successivi. Sono state completate senza pagamento circa 100 sessioni, sono stati scambiati, riteniamo, un buon numero di messaggi. Abbiamo avuto un po' di ordini, una ventina, che ci soddisfa abbastanza per essere un prodotto così innovativo, e soprattutto abbiamo avuto un sacco di feedback testuali, sia nel bot che nel,
nei gruppi Facebook, via mail, molte persone si sono interessate, si sono incuriosite, perché comunque rappresenta una delle prime realtà che ci sono in Italia. Quali considerazioni abbiamo, abbiamo tratto da questa nostra piccola, piccola esperienza che oggi vi raccontiamo? Il grande interesse che vi ho appena detto, sicuramente intorno a un prodottino comunque che è veramente un, quello che viene definito nel mondo startup un MVP, perché è stato realizzato a budget zero e perché non, ha, non è dotato di grandissima intelligenza. Abbiamo notato una difficoltà di comunicarlo ai clienti. Noi oggi, adesso soprattutto in quest'ultima parte di presentazione, che poi continuerà Michele, vi diamo uno sguardo un po' più marketing, perché noi comunque siamo due figure più marchettare che tecnologiche, e vi diamo uno, il nostro punto di vista marketing sull'esperienza del nostro bot. Difficoltà a comunicarlo a persone comuni, quindi cos'è un bot? Chatti con Messenger e poi ordinare i fiori, molta gente non capisce proprio di cosa si stia parlando e che cosa stiamo dicendo. Quindi non abbiamo ancora trovato la formula per dire in parole molto semplici come, come funziona. Abbiamo notato una grande barriera all'ingresso, se vi ricordate la prima pagina è quella con scritto inizia, è molto difficile far cliccare inizia le persone. Abbiamo fatto alcune modifiche al testo, mettendo anche delle call to action molto precise, però comunque è rimasta una barriera all'ingresso molto alta. Su 10 persone che arrivano lì, solo uno. Abbiamo fatto una campagna su Facebook Ads, quindi su gente praticamente normale, non erano dei quelli che sono arrivati da, dai gruppi Facebook sono entrati tutti, lì non c'era problema e sono entrati molti. Quando abbiamo fatto una campagna Facebook di una settimanina sul, su gente più normale abbiamo notato una grande barriera all'ingresso, dovuta anche al fatto che il passaggio su, su mobile da Facebook a Facebook Messenger non è molto veloce. Prima c'è una specie di splash page che ti fa scegliere se vuoi andare nel Messenger o se vuoi, non sappiamo neanche fare cosa, stare in Facebook, e poi l'ingresso è molto lento, quindi probabilmente anche un po' di gente si è rotta le scatole e se n'è andata. E poi la pagina iniziale di Facebook con quel messaggino che dice se schiacci qui terremo in possesso della tua vita non è molto bella, però purtroppo è standard, si può togliere, e quindi c'è un'altra barriera all'ingresso. Invece poi abbiamo notato che una volta entrati sono arrivati alla fine circa il 20% degli, degli utilizzatori, quindi il bot è semplice, è lineare, in fondo si arriva. L'ingresso è un po' più difficile, ma non dipende tanto dal nostro bot, ma da come adesso è strutturato, almeno in Messenger e in Facebook. Sicuramente ci manca un motore semantico avanzato, oggi il nostro bot è strutturato ad albero, quindi risponde solamente alle domande rigide con qualche variazione, ma le domande rigide che vengono fatte. Ci hanno detto che gli è stato attaccato un motore in italiano, ma molto semplice, deve essere uno di quelli gratuiti che si trovano su internet. Infatti ogni tanto impazzisce, fa qualche battuta. Oggi cos'è che ha detto oggi? Grazie boss. A uno gli ha detto grazie boss. Grazie boss. Ogni tanto dice grazie, fammi un po' di pubblicità, ogni tanto dice delle cose. Sì, no, però non ho più nessuno. Però ogni tanto dice delle robe sue. E quindi il motore semantico non è particolarmente avanzato, è un po' si va ai fatti suoi. Poi sicuramente per una piattaforma e-commerce è fondamentale vedere cosa succederà nel mondo pagamenti, perché in questo momento la soluzione che noi abbiamo adottato è veramente una soluzione rattoppata. Tenete conto che non avendo un back-end non c'è neanche un collegamento fra l'ordine e il pagamento. Quindi se arrivano due ordini e uno solo paga, noi rischiamo di non sapere chi ha pagato. È proprio scollegatissima. Quindi non vediamo l'ora che ci sia una soluzione di pagamento che sia integrata dentro, dentro al bot. Aspettiamo WhatsApp, ma forse quello in Italia lo aspettano un po' tutti, anche se non si sa cosa succede, cosa non succede, eccetera, eccetera, essendo che è ovviamente la piattaforma di messaggistica più diffusa in Italia, e sicuramente attendiamo che di poter creare un bot che invece di avere un albero rigido possa permettere di interpretare, ne parlavamo forse quando ci siamo incontrati una volta con Alessandro, il messaggio del cliente. Nel nostro caso tutto parte dal messaggio, se uno deve mandare dei fiori deve dire una cosa. Quindi sarebbe molto bello che il cliente entra e dice subito il messaggio,
il bot capisce che quello è un messaggio d'amore, propone fiori d'amore e il flusso si completa molto più velocemente. Sembrerebbe non essere una cosa poi così complessa, però in questo momento che siamo ancora in fase sperimentale, invece abbiamo un flusso un pochino più classico. Adesso ripasso la parola a Michele, che invece vi dà più che delle soluzioni, degli spunti di riflessione marketing. Sono emerse appunto da questa esperienza, di qualche mese sul bot, un po' rifacendomi a quello che diceva Simone, abbiamo visto che comunque ancora non è chiarissimo come comunicare un bot al cliente. Noi abbiamo provato a fare, come diceva Simone, delle campagne Facebook, dove adesso c'è la possibilità di fare delle campagne dove sull'ad c'è direttamente la call to action, invia un messaggio, e abbiamo visto ad esempio appunto che c'è il problema della landing page che un po' fa da freno, per cui non tutti quelli che arrivano sulla pagina poi iniziano a conversare, e soprattutto c'è un delay temporale tra quando uno clicca sul bottone invia un messaggio e quando poi ti si apre il messenger e ti fa iniziare a interagire. Questo delay temporale sembrerebbe che comunque un po' frena l'utente ad arrivare a dialogare con il bot. Ma è un delay di 10 secondi o di... Qualche secondo, perché in realtà... 10 no, ma non 2. Non 2. Ma non 2 è inferiore a 10 secondi e crea problemi? Non abbiamo la certezza, però il fatto che su 10 persone che arrivano dalla pagina inizia, ammesso che ci arrivino, poi soltanto uno alla fine inizia a conversare, può essere legato, perché noi ovviamente questo dato non ce l'abbiamo. Però avete anche 400 casi, sì, cioè. No, è vero che i numeri sono bassi, però le campagne sono state fatte su qualche migliaio di... No, la considerazione sul delay è molto personale, nel senso che l'abbiamo fatto è più qualitativa. Un utente non aspetta 10 secondi per passare da un'applicazione all'altra, secondo me, a meno che non ne ha uno stretto bisogno, o a meno che non ha un iPhone 4 di 10 anni fa, che lo sa che deve aspettare, ma perché è il telefono. Oggi la velocità di caricamento dei siti, delle app è molto, molto superiore, quindi il rischio di caduta c'è, poi è qualitativa la nostra considerazione, non quantitativa. Sicuramente c'è la parte di traffico organico che abbiamo visto che è quella che per il momento sembra funzionare meglio per anche gli altri bot, ossia raccogliere persone intorno alla pagina Facebook e da lì poi, diciamo, traghettare tutti i clienti che sono fan, in qualche modo interagiscono con la pagina Facebook dell'azienda a comunicare con il bot. Sui bot store ancora noi forse siamo su un bot store italiano, ma bisogna capire, sicuramente non avranno lo stesso effetto che hanno ad oggi gli app store, per cui per cercare le app uno si rivolge direttamente all'app store, probabilmente per cercare un bot ancora la gente non va a cercarlo sullo store. E anche a meno che non ne faccia uno Facebook, allora magari. Esatto. E l'altro punto di domanda è il canale invece tradizionale per comunicare servizi tipo le app. Per i bot ad oggi non li abbiamo visti essere ancora utilizzati, per esempio Google AdWords, performance marketing, mentre sulle app si usa molto, sui bot ancora agli albori. E qui abbiamo riportato un interessante, diciamo, spunto che abbiamo sentito, non so chi di voi era allo Yab Forum qualche settimana fa, di Michael Young, che è il fondatore di ManyChat, che ha cambiato un po' la definizione del bot, ha detto che non è un'applicazione che è, diciamo, veicolata da un'interfaccia conversazionale, ma lui ha definito come un account business dentro una piattaforma di messaggistica, che secondo noi è particolarmente vero. Quindi è più da vedere come un account business dentro Messenger o comunque dentro una piattaforma di messaging. Come spunto, perché poi abbiamo fatto una riflessione per capire, vabbè, noi abbiamo fatto il nostro bot, abbiamo visto che più o meno qualche numero l'ha fatto, ma ci stavamo interrogando su quali sono in generale i modi per monetizzare un proprio bot, perché adesso abbiamo visto comunque di bot ce ne sono in circolazione oramai molti, ma bisogna ancora capire secondo me qual è il punto, cioè la parte cruciale è capire come si fa poi alla fine, dal punto di vista cruciale, a farci dei soldi dai bot. E qui abbiamo provato a raccogliere un po' alcuni spunti, nel senso che abbiamo messo un po' il bot in mezzo tra quelle che sono le app, quindi tradizionali, e il mondo invece da i vecchi, diciamo, strumenti di messaggistica, quindi gli SMS. Sugli SMS i soldi era chiaro, si facevano dall'ADV, dal veicolare dei contenuti tramite SMS e poi facendo pagare ovviamente i singoli messaggi.
sulle app i soldi arrivano dai giochi, dalle app purchase, dall'e-commerce, eccetera. Sui bot, mentre sull'e-commerce è abbastanza chiaro, sugli altri canali ci sono ancora un po' di punti di domanda. Per cui questo noi lo volevamo lasciare più che altro come spunto. Noi delle risposte a queste domande ancora non ce le abbiamo. E aspettiamo che arriviamo ovviamente nei prossimi giorni o mesi. Basta. Problemi a comunicare, no? Sulla clientela ha fatto questo bot. Avete provato a pensare, invece di chiamarlo Blueberry Bot, che è comunque un nome che secondo me si trasmette bene, è un'utenza diciamo tech come noi, perché non chiamarlo tipo Mimmo il fiorista? Abbiamo pensato, implicherebbe un cambiamento un po' del flusso e ha una problematica che abbiamo, una piccola problematica. Adesso magari diciamo una cavolata e chi ne sa di più ci smentirà. Però per quello che ne sappiamo lo si deve chiamare come la pagina Facebook. Ok. Ma non si potrebbe chiamare Mimmo la pagina Facebook. La pagina Facebook si chiama Blueberry perché il brand è Blueberry. Quindi finché non si può chiamare in un altro modo... Stai dicendo che il problema del naming è che è poco empatico e... Però mentre il bot può prendere un nome di persona, lui dice Mimmo il fiorista, è perfetto. Non possiamo avere una pagina Facebook che si chiama Mimmo il fiorista, perché noi ci chiamiamo Blueberry. Mimmo è il fiorista di Blueberry, quindi finché non si potrà distinguere le due cose, o crei due pagine che non si parlano l'una con l'altra. E a chi stai vendendo il prodotto, poi... Dal punto di vista, non è molto intelligente dal punto di vista marketing, perché tu i fan ce li hai da una parte o dall'altra, quindi rischi di spezzare la customer base. Non è impossibile, soprattutto in questo momento, che abbiamo dei numeri molto cioè in due nicchie alla fine, se puoi targetizzare la comunicazione forse meglio a quel punto, cioè non so se sia una cosa negativa. Sicuramente il bot col nome sarebbe meglio, su quello non ci sono dubbi, stiamo valutando come evitare di dare più di un nome alla nostra presenza online. No, chiedevo se c'era un ragionamento dietro. Si dice che i bot con la personificazione in media funzionino meglio. Ne hanno parlato in un precedente meeting, Vittorio ha fatto proprio l'esempio del bot persone, ha detto che funzionano meglio mediamente. Sì, c'è il caso di in America, cioè questa startup si chiama X.AI, che loro diciamo un personal system, si specializzano solo ovviamente per aiutare a organizzare i propri incontri, i propri meeting, e basta aggiungere in CC in copia nelle mail Amy o Andrew, perché hanno due nomi, puoi scegliere, sette donne, e loro hanno raccolto 23 milioni, fanno solo questo e cose varie, però il fatto che ci sia un'azienda che offre personal assistant, poi il tuo personal assistant sembra una persona, ha avuto molto successo. Secondo me come case study è un po' il migliore diciamo da studiare, non so se in Italia è arrivato come tool. Cioè io l'ho nominato senza dire in strategiare, ma quando dicevo sistemi basati sulle mail, parlavo di quello. E quello è interessante perché tu inserisci appunto il bot in qualcosa che già esiste. Mm-hmm. Perché io dirigente o impiegato o dipendente in un'azienda, solitamente avevo in copia un assistente che pagavo, invece inserisco un bot. Quindi non cambia il flusso dell'esperienza dell'user, semplicemente l'assistente non esiste più, non è una persona che paga, ma è un servizio che costa niente, $9 al mese, e quindi non rivoluzioni la user experience, ma utilizzi il bot. Interessante come appunto di ne parlavo giusto con lui, attenzione a umanizzare troppo perché poi dai ancora delle aspettative, cioè ne parlavo giusto con, cioè se tu lo chiami Silvia giusto, dopo devi dichiarare con bot, altrimenti lo prendo anche perché quello è un assistente. Quindi una persona che l'umanizzazione quando l'altro si aspetta un umano, se poi la qualità non è umana ti crea un problema, quindi va bene umanizzarlo per agganciarlo, poi dopo attenzione Silvia il bot automatico di questa è una sottile linea rossa, perché nel caso di ho fatto studenti virtuali per 10 anni anni, il problema è che all'inizio ti chiedevano l'hyperreal anche dal punto di vista grafico eccetera, autogol pazzesco perché ti ritrovi di fronte, l'altro dice sembra umano, sembra vero, ma come non ha capito, allora è scemo. Cioè, è successo. Se dicevo che era un linguaggio con la faccia, sarei stato un genio. È successo. Il fatto che è
Vedi. Molta gente crede che sia umano, stai. Esatto, cioè nel momento in cui dal punto di vista di interfaccia, il nome è un pezzo di interfaccia, è umano, le performance devono essere vicino all'umano. Sì. Se tu hai un'interfaccia molto umana, una performance molto bot, cioè molto bot, no, cioè, quello diventa un autogol. Posso dire che il vostro è un workflow, cioè è un'applicazione come nell'ambito che descrivevo prima io. Adesso si fa benissimo. Sì, la microapplicazione, c'è un tema magari di search. Uno cerca fiori o flowers, qualcosa in questo momento un po' vistoso, lo deve cercarlo per nome. Se lo cerca store dell'app, sì. Cioè, se cerca fiori sull'app store come app, allora ci trova. Beh, sul bot invece in realtà no, perché su Messenger comincia a esserci la search, su Skype è fatta via, appunto discovery è un punto debole, però comincia a esserci. Cioè, se vi posso dire una cosa, è vero che il bot deve avere il nome della pagina Facebook, è anche vero che voi potete collegare lo stesso bot a più pagine Facebook. Quindi una cosa che potreste fare è creare una pagina Facebook minimo, magari no, inventare un nome e provate a collegare lo stesso bot, proprio lo stesso su quest'altra pagina, magari con una cosa di profilo che si capisce come un essere umano così. E provate a vedere se avete comunque il 10% di CTR o 90% di perdita, perché magari vedete che migliora quello. Grazie del suggerimento. Non lo sapevo, infatti ho detto all'inizio, magari qualcuno ci sente. C'è una domanda. Okay. Curiosità. Scusa. Ok, la funzione video attualmente come viene gestita? Non c'entra nulla con i bot, ma ho visto che nella presentazione iniziale c'è anche la possibilità di inviare video. Ad oggi non c'è, arriverà in primavera del 2017. Certo. Sarà una funzione, ci immaginiamo ancora non è sviluppato, però la possibilità di inviare dei video poi al destinatario che riceverà i fiori, dei clip video della durata di 10-20 secondi, con tendenzialmente anche la possibilità di aggiungere delle scritte tipo Snapchat o quello. E non arriveranno insieme ai fiori, cioè riceverò il fiore e poi riceverò un messaggio. Arriveranno contemporaneamente. Quello è un tema delicato, non abbiamo ancora capito esattamente come gestirlo. Quello è un problema di flusso pazzesco. Penso che sia anche un problema di costo, forse, dal punto di vista della gestione, a parte lo sviluppo. Perché in realtà noi il numero di telefono destinatario ce l'abbiamo perché è obbligatorio. No, io intendevo la gestione del video. Adesso non c'entra nulla con il bot, ma incuriosiva. Diciamo la gestione di inviare video come un'applicazione, non so, WhatsApp ad esempio, che ha questa funzionalità. Sì, nel nostro caso abbiamo un repository dei video che tu hai un X tempo e poi si cancellano. Il problema è la delivery, perché deve essere tutta elettronica ed essere esattamente in coincidenza l'arrivo del fiore. Con di mezzo, portinaio, reception, non è facile, non abbiamo ancora definito. Ok. Adesso grazie. Le altre domande, brevissima, perché sennò dopo ci siamo tantissimo con l'ultimo speech. Sì, potrebbe essere anche un sì, no? Okay. Allora, sì. Possiamo capire, l'avete, cioè, vi ha aiutato la FAP società israeliana, volevo capire che margine di modellazione nell'ordine, per esempio, dei passaggi avete per fare un po' di testing, di test. Per esempio, io ho notato che l'ho provata adesso, la parte clou era la scelta di quali fiori, o per capire la varietà o il ventaglio di... Forse l'avrei messa subito all'inizio perché a un certo punto lo vedo, mi piace e passo a mettere in direzione invece. Qui si parte proprio da... È stata una scelta voluta quella di mettere il prodotto alla fine perché abbiamo pensato... La nostra idea era quella di prima farti diciamo, concentrare sul messaggio, quello che vuoi dire sul motivo per cui vuoi mandare e poi il prodotto metterlo alla fine. Non è detto che sia una scelta vincente, nel senso che non è proprio un classico flusso di commerce, perché normalmente tu il prodotto lo vedi all'inizio e poi tutto il resto delle informazioni le metti dopo. In questo caso noi abbiamo proprio volutamente fatto così e poi capiremo dai numeri se è una scelta vincente oppure no. Può darsi la che... domanda voi avete margine per spostare le cose? Questo flusso non è dovuto a dei vincoli, l'abbiamo disegnato noi e gliel'abbiamo dato il flusso. Se invertiamo tutte le pagine ce le rimontano invertite. Ma le potete invertire voi? Avete una destra? No, dobbiamo farle un po'. Quindi c'è la flessibilità del day by day, cioè... Sì, c'è da dire che sono molto rapidi, per cui quando gli chiediamo le cose ce le fanno subito. Però ovviamente nessuna va gestita, diciamo, non con una dashboard, ma con comunicazione one to one. Adesso